Cristo. Senti, il figlio dubita del padre, come gli uomini dubitano di Dio, in qualche modo c'è una lettura quasi religiosa del film, ci sono molti indizi lungo il film, poi c'è questo finale che riporta un po' alla fede, alla perdita della fede. E volevo sapere da Salvatore, se, insomma, la sua posizione su questo, al di là della commedia. No, sono contento di questa domanda perché è vero che è un tema sotterraneo, però c'è, avendo un titolo così evidente come Dio comanda, è vero che c'è che questa riflessione c'è nel film, c'è anche un'assenza, cioè durante la cerimonia funebre montata in maniera alternata con quello che succede a Quattro Formaggi, sembra che le preghiere riguardino Quattro Formaggi, ma comunque le invocazioni a Dio ad ascoltare, a guardarci sono diffuse da altoparlanti in un paese totalmente deserto e non succede niente. Allora il problema, io credo che forse Dio esiste, forse siamo tutti noi, forse. Certo, porca la miseria, non si vede spesso guardando quello che succede nel mondo. È sicuramente un padre molto distante come Padre nostro. C'è una scritta sul muro della camera di Fabiana che è una citazione di Prevert, tra l'altro c'è il Padre nostro che se ne c'è di restaci, e prosegue però in maniera molto bella, dice: lasciaci a noi la vita, le sere d'estate, gli ubriachi, le puttane, eccetera. E io non lo so se c'è Dio, sinceramente, di quello che vuoi sapere. Adesso il primo che arriva di là ce lo segnala, ma però ecco, di segni di Dio nella realtà sinceramente non ne vedo. Vedo molti segni degli uomini nel bene e nel male, quindi penso che Dio siamo noi. Prego, invece il nord-est. Come è stato girare nel nord-est? Anche un, diciamo, vediamo un po' di sfuggita, ci sta qualcosa gettata lì, insomma, un'idea del nord-est, insomma, anche forse questo anche rende un po' il film cupo, come diciamo noi. Sì, ci sono delle giornate di sole che rare, ci sono anche nel film, che però sono meravigliose. Io credo che in particolare, cioè quello che cercavo di fare, di levarli. La domanda chiave è quella fatta prima sulla cronaca, sulla quotidianità, di levare un po' di riferimenti quotidiani da telegiornale, per capirci. Mi piace molto l'ambientazione nel nord-est, perché speculare a... io non ho paura, c'è qualcuno che ha detto, forse Cecilia, una cosa che mi ha colpito, che è vera secondo me. Io non ho paura, si svolge una sera calda, cioè fa caldo, i colori sono caldi, il grano, il però c'è un rapporto tra i personaggi di non sincerità, di freddezza, se volete, cioè si dicono delle bugie, il padre tiene nascosto delle cose al figlio. Qui è ambientato in un posto freddo, i colori sono freddi, ma i rapporti tra i personaggi sono caldissimi invece. E il Friuli è un po' così, in particolare è una terra che amo particolarmente per molti motivi, uno su tutti la grande qualità del vino che si produce da quelle parti e che aiuta a vincere appunto momenti magari umidi, però io volevo una natura bella, forte, una natura che si sentisse. Qui per esempio le montagne si alzano, hai visto direttamente dalla pianura, le prealpi, non ci sono le colline, subito è alto. E questa zona dove abbiamo girato è quasi come un qualcosa strappato dall'uomo alla natura. L'uomo cerca sempre di razionalizzare, di controllare, no? Gli alberi segati tutti in ordine, nelle segherie, i capannoni industriali tutti uguali, ma tutto intorno c'è una natura pronta a riprendersi, questo spazio razionalizzato con la sua forte irrazionalità. E qui questo è un po' il Friuli. Leo Bellanato. Buongiorno, una curiosità. All'inizio del film c'è un più che accenno
ha una polemica razzista, cioè diciamo, l'atteggiamento dei protagonisti nei confronti dei diversi, degli altri, di quelli che gli rubano il lavoro, che sembra all'inizio essere la miccia che fa scattare la violenza di questi protagonisti. Poi piano piano via via si perde durante la durata del film. Ecco, volevo chiedere a Salvatore e a Domenico quanta parte ha effettivamente nei protagonisti questo odio della diversità nel film e nel libro di Amaniti, che non ho letto, quindi non posso saperlo. Grazie. No, nel libro c'è fortissimo, è molto più forte che nel film. Non la consideravo sostanziale, però uno degli aspetti che più mi interessava in realtà era questa forma di razzismo abbastanza nuova, che è nata negli ultimi 10 anni, 15 anni, che è esplosa poi con le tifoserie ultra, così da che cosa nasce. Allora quello che mi interessava era che in fondo il razzismo di solito nasce dalla paura del diverso, dalla paura di perdere qualcosa nell'incontro con qualcun altro, e quindi questo padre impaurito, come si sente dimenticato dallo Stato, da tutti, molto più che invece gli extracomunitari che arrivano, di cui lui vivendo solo attraverso poi alla fine la televisione sente parlare continuamente, come se in fondo lui fosse l'ultimo e nessuno più guarda lui, quindi l'idea di patria, di certe cose cominciano a crescere, a dire bisogna difendersi, insomma quello che succede normalmente nell'estremismo di destra. Il suo è molto confuso perché sono dei personaggi che non hanno neanche rapporti con altri, quindi insomma voglio dire non è un vero esponente di destra, è uno che insegna delle cose sbagliate al figlio e il figlio scrive dei temi che non hanno nessun senso. Quindi questo aspetto c'era, ma non era sostanziale, era per mostrare in fondo che spesso il razzismo sì, nasce dall'insicurezza e dalla paura e non da una decisione di dover attaccare gli altri che sono diversi da te. Ha già detto tutto molto bene Nicolò, ovviamente, però solo aggiungere una cosa che è curiosa, che mi ha sempre fatto pensare, anche proprio girando il film. Cioè questi personaggi si difendono, come giustamente ha detto lui, da un mondo che gli fa paura, che sentono estraneo. Ma noi, che siamo il mondo che gli sta intorno, abbiamo paura di loro, è curioso, c'è qualcosa che non va, evidentemente. E una delle soluzioni potrebbe essere quella appunto di guardarci in faccia, di guardarci negli occhi e di magari di parlarci. Si possono fare in tante modi questo, non parlarci direttamente, anche attraverso un film o un libro o una canzone. Allora, a proposito.